Benvenuti a tutti in una nuova puntata di Halo Combat Evolved Anniversary. Siamo nell'ultima missione e con questo concludiamo la stagione. Come l'abbiamo iniziata questa stagione? Assieme a Noemi. E come la concludiamo questa stagione? Insieme a me. Che non è Noemi, porca... No, nel senso... No, facciamo. Non mi piace, ti volevo prendere in giro. Perché devi prendermi in giro? Devo farlo io, benvenuti a tutti. Vedi, non mi dai spazio. Dai, vai. Però me lo dovresti scrivere perché io ho Halo Combat Evolved. C'è scritto: benvenuti in Halo Combat Evolved Anniversary. Siamo nell'ultima puntata, che è la conclusione della stagione. No, me lo posso scrivere un attimo. Ma che scrivere? Non ce la faccio a ricordarmi. Ma cosa devi scrivere? Ma cosa devi ricordarti? Sono due cagate. Benvenuti a tutti. Siamo in un nuovo filmato in compagnia di Rapez. Il canale è mio. Il canale di Rapez, sì, in effetti. E stiamo per giocare all'ultimo degli episodi di Halo Combat Evolved. Quindi se volete seguiteci. Quale vi piace di più di voce e come presentazione? Se la mia o quella di Rapids. Perché qua ci sono pareri molto discordanti. Va bene, io direi di avviare subito questo ultimo livello e benvenuti in Fauci. Eccolo il magico filmato iniziale di questo livello. Sì, con errori grafici infatti. Nello sfondo. Questo filmato l'ultima volta l'avevo saltato assieme a Mattia. Ma stavolta ve lo faccio vedere perché appunto è che ne il vale filmato. La pena proprio. Sì, sì, sì. Con... un disastro. È sempre errori grafici di sfondo, fra l'altro. E sbada ben, così. L'hai fatto apposta, vero? Non si sa dove si sia aggrappato, ma comunque. Perché è tutto liscio come il marmo fuori, ma comunque va bene. Eccoci qua. E direi di iniziare. Cosa si dice in questa situazione? Cosa si dice? Dobbiamo arrivare al punto di partenza. Ma come boh? Come boh? Non puoi caricarmi di attesa così. Dai! No. Ti faccio sempre la stessa battuta. Mi sono resa conto che anche in un altro video facevo la stessa battuta. No, adesso voglio saperla, dimmela. Staccati il cazzo. Ma come? Nel senso, quando sei messo male. Vabbè, dai, faccio sempre quello. Mi sono attaccata una granata. Ma come? Come? Ah! Come ti sei attaccato? C'è uno di vita, abbiamo appena iniziato. Bello. Non l'ho fatto apposta. Sei morta? Sono morta, sì, non ho capito come. Catro! Va bene. Ah, muori. No, sei ancora viva, sei ancora viva. Attaccare. Cosa succede? Un gioco del 2001, lagga tantissimo. E mi viene addosso. Ho detto vado avanti io. Se vado avanti io, vado avanti io. Stai dietro. Sì, ma io non mi diverto. Niente. Complimenti, è meno male che sei andato avanti. Testimoni tutti che... Oh, questo cos'è? È un cacciatore. L'ho visto dopo. Oh, ce l'ho fatta. Sei vivo? Sì. Ma è bello che sei no, vivo. No, cioè... Ah, sì, sì. No. No, non sono io. Stavo guardando il tuo. Scusa. Le basi, sono le basi queste. Oh, porca troia, c'è un altro. No, lanciargli le granate! Porca mi spiace, no. Mi spiace tantissimo. Dai, che muori di nuovo! Scappa via, scappa via! Scappo via! Ah, no! Ah! Me l'ha attaccata! Stammi lontano! Stammi lontano, sono infame! E io che ne so che tu sei lì! Ma cazzo! Io scappo! Vieni qua, che sei senza vita! Stai zitto, che faccio c'è la granata lì! È colpa tua, però mi dici... Guarda, guarda, adesso basta! Adesso vado per prima, io faccio io. Non ti preoccupare, tu. Devo trovare il mio cadavere. Per quale motivo? Perché c'è il fucile a pompa. Tu sei morto lì. Oh, comunque, doppietta. Comunque, complimenti per il senso dell'orientamento. Io non ce l'ho il senso dell'orientamento. Ah, vedo. Lo dico chiaramente. Sì. Ma che cazzo, una granata. Merda. Ah, di qua. Trovato. Oh, ok. No, di qua no, dove sto andando vero, io. È vero, stavolta mi sono persa io. Dai. Vado via. Cosa dice Cortazza? Guarda cosa succede. Non ci vado via per qualche giorno e guarda cosa succede. Fatto. Minchia, le battutone. Inventate apposta le intelligenze artificiali così ci perculano per tutto il tempo. Esatto. Bisogna massacrarlo questo qua. Capito? Io non ci capisco più niente. Delle volte è nostro amico, delle volte no. Adesso non no. Lo è più. Eh no, che non lo è più. Ok. Era nostro amico lui. Perché ci ha aiutato a raggiungere tradito. L'indice. Mm. Però poi lui voleva l'indice per attivare Halo e Halo distrugge tutto. Okay. E quindi è diventato nemico. È nemico, basta. La forza di fuoco ti serve per infrangere lo scudo di un motore. Non molta, una granata basterebbe. Ma perché? Comunque Cortana potevano anche farla vestita. Okay, vengo con non sarebbe stata così appetibile.
capo. Ma appunto, guarda, guarda quando si mette così a pecora. Perché, perché un'intelligenza artificiale dovrebbe essere affettibile? Perché è talmente intelligente che nessuno la prenderebbe mai sul serio. Cioè, che palle, minchia. Sai quando dice, no, ma i circuiti di fase, i circuiti di fase. Invece se ha due tette, la ascoltano tutti, capito? Ora si va di qua, credo. E c'ho di nuovo la doppietta. Mia. Te, granata. Guarda questo, cosa sta facendo? No, il mio amico. Vabbè, andato. Occhio a quello lì che esplode, occhio. Ah, no, ce l'ho addosso, ma porca. Ma dai, ma si può essere così sfigati? Aia, non spararmi almeno te. Tu sei andato avanti? Sì che sono avanti. Pensavo di no. E non vedi il segnalino? Tanto arrivano, ma scusa, ma tanto arrivano in qua, perché devi andare avanti? Ma perché bisogna andare avanti, sono infiniti. Ah, beh, dirmelo allora. E sto andando avanti apposta, tu mi spari le granate. Ok, si esce. Stasera si esce col ballo del pesce. Dove cazzo? Di là. Allora, se mi spari ancora una volta, guarda. No, dai, seria. Ah, sto morendo. Non è sbatto. Ero morto praticamente. Ok, si rifà. Si esce col ballo del... Hai cambiato la grafica. Cioè, talmente tanto che... Sì, hai premuto back. Siamo nella grafica vecchia di 15 anni fa. Di qua, tutto in fondo, ecco dov'è l'armeria. Io mi vado a prendere il lanciarazzi, scusami. Ti proprio caga sotto, ammazziamoli così. Ti serve dopo il lanciarazzi. Dai, Te l'hai trasportato. Che palle, ma perché non posso comandare io? Ah no, mi sa che non era di qua l'armeria. Guarda, mamma No, mia, non era di qua, questo era andare avanti. Oh, cazzo! C'è uno di vita, dai. Bene. Ok. Ma guarda che mi lancia le granate dentro. Ce l'ho fatta? Sì. Ci sono troppi flood. E io non ho armi più. Cazzo, sono caduto. Sono morto. Bisogna andare, vedi dove ci sono quei segnalini rossi? Bisogna andare lì. Ok, ce l'ho fatta. A posto. Ora bisogna scappare. No, la granata l'hai lanciato, sei fuori. Almeno rinasco da te. Va bene. Ok, eccoti. Infatti l'ascensore parte. Cioè, questo gioco ti teletrasporta. Questo gioco ti teletrasporta sempre nei cunicoli, nei vicoli, nei palazzi, ovunque. Poi quando serve di essere teletrasportati non ti teletrasporta, giustamente. Vai, sali sul Warthog. E vamos! E ora c'è la pista di macchinine più grande della storia. La Pillar of Autumn si è trasformata magicamente in una pista Hot Wheels. Ma dai, ma che bastardo! No. Refamo. Vediamo se ci riusciamo a passare. Oh, ce la facciamo. Perché mi fanno ribaltare questi stronzi che si gonfiano. Dammi. Non puoi andarti tanto. Non sarebbe meglio. No, voglio preferire. Ah, oddio. Ho fatto la cazzata. Sì. Ok, ci siamo ancora. Ok, ottimo. Sì, in effetti di lato sarebbe stata la scelta più. più giusta. Ma comunque, va bene. Oh là, e c'è il saltino. Davvero, mi sembra davvero le Hot Wheels della Gignicco proprio. No, Gignicco, che cos'era? No, la Gignicco era una macchinina. La Gignicco era una macchinina, ecco perché. Della Gig. Le Hot Wheels della Gig, al massimo. Erano della Gig, sì. Ma che cacchio ne so. Ah, ok. Forse ho fatto la cagata? Probabilmente sì. Ah, è andata abbastanza bene. Cioè, dimmi se davvero non sembra tutto fintissimo quello che stiamo facendo. Sì, non ha senso. Cioè, dai, qual è il senso di avere una cosa del genere in un'astronave? Cioè, non ce la farò mai. E infatti, ho grattato tantissimo con la tua testa sul soffitto. Perché sono di nuovo finito in mezzo a questo delirio? Dobbiamo arrivare da Foehammer. Ah, eccolo qua, Foehammer, che ci viene a prendere. Dovrebbe arrivare qua. Eccola là. Io non vorrei dire... Ma mi sa che non si ferma. E meno male che è passata sotto. E non è proprio... Ok, direi che di evitare. Andiamo perché... mi sa che non ci stiamo dentro. Guarda qui che saltino. Minchia zio. Che power. No, da. Ho grattato di nuovo. Sali come vuoi. Ok, perfetto. Sì, tanto non faccio niente. Anzi, così non sento più le vibrazioni incessanti. Ah, ok. La sento diversa. No! Risali, presto! Ah! Arrivano dappertutto proprio. Qua bisogna scendere.
Aia, sono stato schizzato via. Ok. Corri, 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 corri. Non corre, no? Corre in modo di dire. Okay. Sì, ma fa jogging. Master. Ta, 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 ta. Ecco, vedi, adesso corre. Prima era trekking prima. Come diceva il buon Marcus. Con calma, eh. Vedi, c'è il raduno fuori. Che schifo. E boom. L'esplosione è carina. Non so perché mi ha ricordato per un attimo Crash Bandicoot. Lo spazio così con l'esplosione, sì, con l'onda cinetica. Mi ha ricordato un po' Cortex quando diceva le sue cose ilari. Secondo te ci picchia? No. E invece sì. Pensa che lì c'era Gianni, il mio amico, dall'altra parte. Fa, no, non ci picchierà. E invece, infatti Gianni purtroppo non c'è più. Vedi, qualcun altro ce l'ha fatta? Analisi, nessun segno vitale di Gianni. Halo, è finita. No, io credo che sia... E qua c'è la trollata del secolo. Lui che si toglie il casco, ma non ti fa vedere chi c'è sotto, e si vede il casco appoggiato sulla gamba. In una versione modificata per computer, con la telecamera sono andati dentro il caccia per vedere la faccia di Master Chief, e sotto il casco Master Chief ha un altro casco. E quindi niente. È un po' come Chuck Norris. Dietro la barba c'è solo un altro pugno. E finisce così, frizzando la console, penso. Ma si sente una musica o? Sì. Ah no, c'è l'altro filmatino, giusto? C'era il filmatino dopo i titoli di coda. Però, ah no, un cazzo. Un cazzo. O è crashata. Cosa più probabile, perché parlando della collection. Magari adesso carica qualcos'altro, no? Dici di no? Non credo. Come dice Croz, ma io questo non credo. Non credo. Ed eccoci qua, abbiamo finito Halo Combat Evolved, ci ha fatto compagnia per un bel po' di tempo, perché praticamente ho iniziato questa serie su 360, quindi non avevo ancora comprato l'Xbox One, insomma, è da un po' che ho iniziato questa serie, probabilmente l'ho anche parlato troppo per le lunghe all'inizio, ma eccoci qui, siamo alla fine, mi ha fatto conoscere... qualche amico in giro per internet, e insomma, comunque Halo è l'esempio della mia passione per i videogiochi, perché con Halo io ho conosciuto tanta gente fantastica su internet, ho fatto la conoscenza di parecchie persone con cui sono amico tuttora, quindi si parla di 15 anni di amicizia e comunque di una passione che va avanti da un bel po' di tempo, quindi sono contento di averla finita, di averla giocata con te. Grazie. E sei contenta davvero o è una cosa di circostanza? No, dai, a me Halo piace. Ti piace Halo? Sì. Oh, ok. Questo qua è un 100% marriage proprio, questo qua. Attenzione, io ve lo dico già così, è uno spoiler. Spoiler. Abbiamo concluso questa stagione, non farò Halo 2, Halo 3, Halo 4, eccetera, quindi per chi magari me l'aveva chiesto qualche tempo fa, io me lo ricordo, purtroppo no, non lo farò. Primo perché Halo 2 l'ho già fatto con Halo World, anzi metterò in descrizione a questo video il link per andarvi a vedere gli altri filmati che ho fatto con i ragazzi di Halo World. E quindi ovviamente Halo 2 non avrebbe senso rifarlo qui per rigiocarlo l'ennesima volta. E Halo 3 e Halo 4 sinceramente non avrebbe poco senso farlo sul mio canale, visto che appunto Halo 2 non ci sarebbe. Quindi eviterò sicuramente. Ci sarà al 110% una stagione su Halo 5, sicuro. Quando uscirà lo farò sicuramente. E fino a questo punto però godetevi altri gameplay, altre serie che porterò avanti. C'è quella Survival che probabilmente a breve vedrete una nuova puntata. Ci sarà la serie su Dark Souls 2 che ovviamente non avendolo mai giocato e mai visto sarà una... come si chiamano? Tu che sai tutto. Prima volta. Quella è un'altra cosa, succede d'estate al mare, ma da piccoli. Stupido, cosa vuol dire? No, comunque si chiamano blind run, cioè corse blind. Da ciechi. Blind, allora. No, blind, perché devi anche legarti, è un po' blindata come cosa. Non è vero che ho sbagliato la pronuncia. Va bene, comunque, quindi niente, io la finirei anche qui perché vi avrò rotto le palle abbastanza. Tu non fai testo, sto parlando sui termini in inglese. Sto parlando agli altri. E niente, quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.